Salve a tutti, benvenuti al Giuseppe Meazza, o come preferiscono dire qui a Milano, allo stadio San Siro. È tutto pronto e siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Beh, come non dire Xavi. Con il pallone tra i piedi e le sue capacità può diventare determinante in ogni momento della partita. Con la precisione dei suoi passaggi può fare sempre la differenza. Eh sì, è un giocatore sicuramente in grado di decidere le sorti della partita. Se ne va! Messi! Che grande parata! Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Palla allontanata senza troppi complimenti. Cerca spazio. Continua ad avanzare verso l'area. C'è il cross. Isco. Vuole la profondità. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Non può sbagliare! E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. Prova la giocata nello spazio. Schneiderlin non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Zabaleta la mette in mezzo. È tutto solo là davanti. C'è spazio, occhio! Ed ecco un'altra rimessa laterale. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione, c'è un doppio cambio. Toni Kroos con il cross dalla tre quarti. Trova il compagno in ottima posizione. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca spazio. Prova a verticalizzare.
Sergio Ramos con l'intercetto. La butta in mezzo. Prova il filtrante. E c'è un bel pallone in avanti. E passa! Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Piqué è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Vuole la profondità. Schneiderlin si è fatto trovare pronto. Sergio Ramos prova un traversone dalla tre quarti. Cerca spazio. Morata riceve un bel pallone. Passaggio intercettato. Si libera la grande. Prova il cross in aria. C'è la palla lunga in avanti. Falcao. Xavi. Felipe legge bene l'azione, blocca il pallone. Prova la giocata nello spazio. Lancia il compagno nello spazio. Se ne va. Qui deve tirare. E qui falliscono la grande occasione. È andata esattamente come prima. Il Taranto si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Allarga sulla fascia. E credo si tratti di rimessa dal fondo. Prova il filtrante. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Toni Kroos la gioca sulla destra, cerca la profondità, sulla fascia. Messi la gioca in profondità. Vuole la profondità. Conclusione. Lungo passaggio in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Cerca spazio. Prova la giocata di misura. Occhio al tiro. Sabaleta effettua un traversone dalla tre quarti. Passaggio in avanti. Benzema. Il pallone per Neymar. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Sulla destra. Felipe. Prova la giocata nello spazio. Jerome Boateng.
Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova il filtrante. Messi. Jerome Boateng. Cambia gioco. Vuole la profondità. Palla larga in profondità. Può andare alla conclusione. Cross sul secondo palo. Cristiano Ronaldo. Altra occasione. Grande giocata di Marchisio. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Il Taranto segna il gol che sblocca la gara. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Niente da fare, non passa. Marchisio, Piqué, ha fatto buona guardia. C'è la palla lunga, in avanti. Cerca l'uomo là davanti. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova la giocata nello spazio. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La mette sulla sinistra. Ecco Morata. E passa! Ci mette il fisico e conquista il pallone. Il controllo non è stato impeccabile, per questo ha perso la palla. Marchisio. Cerca spazio, calibra un bel pallone. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo. Il pallone è dentro! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. L'ammonizione è puntualmente arrivata per Neymar, che si è tolto la maglia dopo il gol. Proprio così, ma era inevitabile. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Cerca la profondità. Benzema va a raccogliere il passaggio. Sicuro qui l'intervento del portiere. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Benzema prova il filtrante. E non ci può arrivare. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Troppo lungo. Xavi. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Cristiano Ronaldo prova la giocata nello spazio. Occhio, può andare. Non trova spazio. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Cristiano Ronaldo prova ancora e c'è ancora un gol. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Thank you.
Si riparte dal 3-0. Kroos prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Pallone verso il palo più lontano. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Vuole la profondità. Cerca spazio. Vede l'inserimento del compagno. Occhio alla conclusione. Benzema, grande giocata. Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giunta. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Benzema è un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. E loro è un dominio assoluto. Marchisio ha già lasciato il segno oggi. Prova Benzema. Elegante. Battuta lunga, nessuno ci può arrivare. Tenta la conclusione. Ha angolato troppo sulla sinistra. Raccoglie il rinvio e fa sulla palla. Ottimo dribbling. Occhio alla conclusione. Fuori non di molto. Arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico. Difesa alta, squadra molto corta. Questo ha permesso di aggredire l'avversario e una volta riconquistata palla, ripartire con grande efficacia. E non mi resta che salutare tutti, compresi i tecnici che hanno lavorato a questa diretta. Grazie anche al nostro Luca Marchegiani.